oggi andiamo a vedere insieme l'unboxing e poi il test diretto di questa nuova periferica. Si chiama Heavyfire Afghanistan, il gioco che trovate all'interno della confezione. Allora, innanzitutto chiaramente la confezione è molto molto enorme, devo dire, compatibile con, c'è scritto, tutti i giochi PS3. Allora, questo cosa vuol dire? Intanto mi siedo in modo da farvi vedere bene. Allora, come già detto prima, abbiamo il gioco Heavyfire Afghanistan che poi andremo a provare. Abbiamo delle istruzioni in varie lingue, ovviamente inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, come il classico. In realtà ne abbiamo due, non so perché, sono due identici praticamente e spiegano le stesse cose. Passiamo oltre perché comunque è molto molto semplice, sono proprio le cose classiche che ci devono essere. All'interno troviamo innanzitutto il sistema di connessione con la nostra PS3. C'è la faccia, scusate il rumore. Ecco qua, ok. Abbiamo una chiavetta presumibilmente wifi, insomma wireless, ci permette di far individuare la console con la periferica. All'interno abbiamo questo mirino e questo appoggio che andrà montato successivamente. Eccolo qua, vedete, per attaccare quest'arma. L'arma gigantesca, sembra abbastanza ben fatta. Andiamo subito a montarla. Ecco come si presenta. Io mi sono immaginato subito, più che questo gioco Afghanistan, mi sono immaginato un Killzone ad esempio con il Move. Ecco che possiamo andare a montare la nostra arma. Ragazzi, non è un video pro guerra assolutamente, stiamo parlando assolutamente solo di videogames. Allora, vediamo, questa si appoggia qui, ecco qua, in modo da avere un appoggio, anche perché ovviamente questo tipo di gioco è pazzesco, ragazzi. Il mirino è veramente molto molto ben fatto. Il gioco in questione è appunto un gioco diciamo sui binari sostanzialmente, che ci permette di diventare, diciamo, dei cecchini veri e propri. Una particolarità di questa periferica, oltre al fatto che è possibile inserire il Move, e dopo lo vedremo insieme, i comandi, diciamo che se tu non hai il Move, rispondono esattamente come se fossero un pad qualsiasi della PS3. Quindi ovviamente possiamo giocare a qualsiasi tipo di gioco per PS3. Chiaramente il pad così è alquanto scomodo, quindi è indispensabile comunque, anche se si può far finta e muovere, diciamo, avere l'opportunità di avere un mirino reale e muovere soltanto lo stick. Diciamo che per questa tipologia di giochi è indispensabile avere un Move. Allora, innanzitutto, se avete inserito la cordicella, bisogna toglierla perché poi diventerebbe scomodo, se non impossibile, inserirlo all'interno della nostra struttura. Ecco qua, vediamo. Ed ecco che basta dunque aprire questa, la postazione del Move. Ovviamente non c'è nessun tipo di attacco particolare, se non un sistema ad incastro ci permette di farlo funzionare. Ovviamente adesso noi accendiamo la nostra Play e vedremo insieme come si comporta questo tipologia di gioco.
Ecco che andiamo a provare questa periferica che subito si dimostra abbastanza, diciamo, all'altezza della situazione. Ecco, i tasti non è che sono, diciamo, il massimo della comodità per quanto riguarda i comandi classici, perché qua troviamo sulla destra il quadrato e il triangolo, mentre la X, ecco, la troviamo qua, qua dietro. Abbiamo il titolo e diciamo che parte quello che dovrebbe essere poi l'esperienza di gioco. Allora, l'esperienza di gioco veramente con gli occhiali. Appoggiando la periferica diventa tutto molto molto comodo. Ecco, devo dire che il mirino rende davvero molto l'idea. È un gioco particolare, veramente una periferica che io consiglio, vabbè, soprattutto ai appassionati di questo genere. I giochi in realtà non è che sono molti, quindi non abbiamo una vastissima scelta di giochi, però tutti quelli che richiedono il move possono assolutamente beneficiare di una periferica di questa portata. Ecco, è chiaro che il move dovete comunque avercelo. I giochi che lo sfruttano appieno, questo Heavy Fire Afghanistan non è così male. Il gioco, non vi aspettate un grande capolavoro, assolutamente no, è un titolo che serviva sostanzialmente per promuovere quest'arma, questo tipo di periferica.